Finisce 0-0 tra l'Isernia e il Sesto Campano a Lancellotta di Isernia. Un primo tempo da archiviare come uno dei più brutti finora per i padroni di casa, contro una squadra ospite che pure non ha brillato, tanto per usare un eufemismo. A parte l'occasione arrivata da appena 53 secondi di gioco, su punizione battuta da Riccitiello da posizione favorevole e bloccata con facilità da Mocci. Per il corso della prima frazione di gioco è l'Isernia a farsi vedere di più. I momenti più significativi li registriamo il 22esimo con Mingione che ci prova dalla distanza, ma Russo respinge. Al 33esimo con Panico che su assist di testa di Devizia sciupa tutto davanti alla porta. E al 45esimo con Carbone che da ottima posizione manda alle stelle. A reti inviolate dunque si va negli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Al 10° è ancora il numero 10 del Sesto Campano protagonista, con un calcio di punizione, ma il suo tiro centrale finisce tra le braccia del numero 1 di casa. Al 15° vediamo una rovesciata di Riccitiello, un bel gesto tecnico, ma si conclude con un nulla di fatto. Al 18° ecco un po' di movimento in campo, ma non di gioco. Panico e Pacifico vengono spediti anzitempo sotto la doccia per un non meglio identificato motivo, forse per proteste contro l'arbitro. Scopriremo più tardi che neanche loro hanno capito perché sono stati espulsi da Gioviani della sezione di Termoli. Poi più nulla, fino alla fine del match, che pure si chiude con un'altra espulsione per l'Isernia. Stavolta è Grasso che raggiunge gli spogliatoi appena qualche minuto prima dei suoi compagni. È un pareggio quello tra l'Isernia e il Sesto Campano che fa più comodo agli ospiti che hanno dovuto far fronte a numerose assenze importanti. Per l'Isernia che ha fretta di tornare in Serie D è solo una battuta d'arresto, ma alla terza di campionato, dicono, ci può anche stare.